Il Salmo 122, inserito nella collezione dei 15 salmi graduali, riprende la stessa immagine del Salmo 120. Inizia con gli occhi alzati verso l'alto. Il Salmo 120 diceva Alzo gli occhi verso i monti. E l'Orante si domandava da dove mi verrà l'aiuto? Questo Salmo 122 inizia rivolgendosi direttamente al Signore. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Alzare gli occhi è l'atteggiamento del credente che orienta la propria vita verso l'alto. E questa breve e lirica preghiera gioca sul tema dello sguardo, degli occhi rivolti all'oggetto del desiderio. Se eh, nel Salmo 120 il pellegrino guardandosi intorno si era domandato da dove mi verrà l'aiuto, adesso salendo su questa scala che lo porta verso il Signore riconosce che la salvezza viene solo da Dio, per cui a lui vuole innalzare lo sguardo e riconosce che il Signore abita nei cieli, non sulle montagne, è in alto, infinitamente più in alto di quello che l'uomo possa immaginare. E dal basso della condizione terrena l'uomo alza gli occhi. Due splendidi paragoni aiutano a comprendere l'atteggiamento dello sguardo, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. È la stessa immagine con una doppia sfumatura, maschile e femminile. La prima scena ci porta in una aula solenne dove c'è un Signore in trono e i ministri, i servitori, sono attenti alla mano del Signore perché deve bastare un gesto perché il ministro sia pronto a scattare ed eseguire il comando. Non deve parlare, spiegare, insistere. Il Signore fa un cenno, un cenno della mano, per indicare venire, andare, avvicinarsi, aprire, tacere. E gli occhi dei servi attenti eseguono subito quello che il Signore ha detto. La seconda scena è molto più familiare, ci porta in una eh, dimora dove c'è una signora che ha delle serve, ma anche in un ambiente domestico e familiare eh, le donne di servizio sono pronte ad eseguire ciò che la padrona di casa comanda, così in nostri occhi sono rivolti al Signore. Il discorso è plurale, non semplicemente individuale. Non è un io, ma un noi che si esprime. Il Salmo tuttavia iniziava con un verbo al singolare. Alzo gli occhi, a te Signore, alzo gli occhi. Però poi amplia lo sguardo. Non è una questione solo mia, non è un atteggiamento personale e in qualche modo privato, è l'atteggiamento nostro, è la comunità dei pellegrini, è la comunità ecclesiale in cammino verso il Signore che tiene gli occhi fissi a Lui finché abbia pietà di noi. Teniamo fissi gli occhi sulla mano del Signore, attendendo la sua misericordia, il gesto di bontà, di perdono, di accoglienza. E come spesso capita in questi salmi graduali, gradualmente si ripetono gli stessi concetti. Pietà di noi, Signore, pietà di noi, già. Siamo troppo sazi di disprezzo, troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. Emerge un'altra prospettiva. Insieme ai servi fedeli che tengono lo sguardo fisso alla mano del Signore, ci sono i superbi. I Gaudenti, quelli che se la godono, quelli che si credono padroni della vita e disprezzano gli altri. I Cassidim, autori di questa raccolta del pellegrinaggio, sono quei fedeli che hanno gli occhi fissi alla mano del Signore e che attendono la Sua misericordia e sono sazi del disprezzo dei superbi. Si rendono conto di essere emarginati, derisi, disprezzati per la loro fedeltà religiosa e tuttavia non si stancano, chiedono l'intervento di Dio, supplicano la sua misericordia perché si sentono aggrediti, assediati da questo scherno dei superbi gaudenti, e il Signore con un cenno li esaudisce e interviene a liberarli. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli, ecco come gli occhi dei servi. Alla mano dei loro padroni, come gli occhi di una schiava, alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Siamo già troppo sazi di disprezzo, troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi.